Mettete, io vado. Sì, c'è mia la... Come si? Non è la moquette, è il chiaro di bronzo. Ah, io ne... Oh, vai, chi sta andando? Fammi città dell'altro. Sapere anche l'inglese perché c'è tutto scritto in Yeah.
elegante per sto ragazzo. Solo non so se ci hai rimasto, ci rimasto un po', andate lì per forza. Dove mi pute? Thank you.
domanda per andare al casinò. Posso andare? Non lo so mica. Una posta? Posto. C'è male, vero? Ultimo tocco di classe. E te sei montata la testa? La sono montata perché stasera vado al casinò di Sanremo, perché se, quando ritorno me la smonto subito. Va bene? Nassino prendi. Aspetta, fammi mettere davanti almeno. Di profilo non mi ci prende più. Ecco. Anche dianci di profilo. Ha capito? Il codino. No, a un certo punto ti devi portare a parlare a Lucilla e così lui nota il codino, no? No, ma no, ti dai, fai conto. Non siamo. Lucilla, vieni qua, gira tutto intorno, no? Paolo, sento una cosa. Via. Così. Ma fai. Le chiavi già mettere qua. No, ma c'è quel telefono. Non so, no, perché se no si rega. No, c'è il portiere. Ma come mi fai sto birillo? Vieni qui, dai, Marabotti. Gira tutto intorno mentre loro parlano. Voi parlate, fate. Così prende anche. Guarda, facciamo salotto. Marabotti. Che profumo. Prendi di qua e prendi anche la tua. Non è che abbiamo. Dai, la parrucchiera. Sì. Vieni indietro, ecco. Giù abbassati, no? E la signora, lei venga fuori. Non è naturale, vedi, te la vedi laggiù, ta. E prendi tutto loro qua. Fellini 8 e mezzo. Anche 9. T'ho detto di profilo no. E lui si è ferita. Sei una figura, guarda. Sei una figura con quell'affare. Guarda. Io ho detto, se sta fresca lì. Lì li avrebbe pagato essere qui. E lo so, lo so. Andiamo ragazzi. Oh. Aspetta, deve portare la bimba a me. No, no. Perché chiediamo, signora? Dov'è? Dov'è? Perché più? Oh, da chi è? No, no. Oh, Paolo, volevo andare da Paolo io. No. Cazzissimo. Hai visto? E fai così. Allora il mondo è in base alla cinocchia, Allora non esiste, Ecco, vedi, se lo fa quell'altro, allora è gatto. Oh, quella ha passato il convento. E mi sa tanto materiale al fondo. Bello, vieni. Ivano. Tutta la notte c'è il portiere di notte.
po' a Finocchi. Ma perché? No. Solo Finocchi c'è. Sì. Marino Finocchi. Fai un po' di fatto passi. Che gommino rosa. Poi guarda. Gommino rosa. C'è l'altro. Ma che ho detto? No, no, parti su una bimba. Guarda l'anno. Non mi ripiglio perché sennò ti hanno io un cero. Ah, ti riprendi te, eh? Allo specchio. Potresti da fare anche un po' di pancetta. Ma tanto faccio più. No, però, possiamo arrivare a questo punto. Con la finanziaria le cose miglioreranno, lo sappiamo tutto. Abbiamo, sono aumentati i ticket, cioè, per l'assistenza sanitaria, tutto a posto. Non direi, dopo quello che abbiamo visto, dico, oggi trovare un posto a fondo soccorso, bisogna arrivare in mezzo Italia. Adesso ho capito perché... Andiamo a vincere, andiamo! Dai! Dopo tanto miedo a me, una crianza como se, ci sfida, c'è una crianza non per te. Tu padrona vai embora, olha que o menino chora. Se você é um menino,
non solo. Faccio per riepilogare un momento. Allora, il ristorante si chiama L'Aurore e si trova in Rue de Lorraine 8, 8. Ok? Volete segnare anche il numero di telefono per caso? Sì, sì, sì. No? Sì. No. Francese, hors d'oeuvre varie, spaghetti alla bolognese, rotite sono escluse. Sono escluse, ok? Come c'è? Sì. Che non mi piace la carne. Ma che? Thank you.
finito il primo tempo. Siamo in attesa del secondo tempo. E mio nome come si chiama? Josephine. Allora a me mi dovete chiamare Josephine. E laggiù passa qua. Joy and happiness.
ma io ho lasciato le altre lì a casa. Quale carto di lei? Per il telefono. Ci metti la lombarda. Io la macchina fotografica la sta macchina. Andata bene, mamma. No. Lo fai in troiaio. Joy and happiness.
cima, lì si difendeva, la città qua era difficile. Ciao a tutti, chissà quando ci si ritornerà. Alla prossima gita. Speriamo un aereo. Non ci si fa più, siamo sbatti. Speriamo un aereo con Panfilo. Per fortuna siamo rotti i coglioni. Ciao ciao, la trasmissione termina. Tele Montenero Basso chiude i programmi. Grazie a tutti dell'ascolto.